Iervolino dunque fra qualche ora probabilmente assumerà la carica di presidente della Salernitana. I trustee, come avete sentito, hanno dato il via libera sul passaggio di quote, quindi formalmente potrebbe accadere subito dopo ancora le ultime sbrigative pratiche che probabilmente già sono state anche effettuate. In pratica, i trustee hanno dato il via libera per il passaggio delle quote. Questo potrebbe significare che domenica prossima, meglio sabato, contro la Lazio, ironia della sorte, poi il destino si diverte a giocarci sopra proprio contro Lotito. Lotito che è stato il presidente più, vincente della storia granata, 10 anni l'ha portata dall'eccellenza con il ripescaggio poi in Serie D e fino alla Serie A. E questo è molto particolare. Però io vi leggo un po' cosa scrivono i trustee nel comunicato. In data 31 dicembre 2021 è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell'intero capitale sociale dell'OS Salernitana 1919 SRL, con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 nel termine per il perfezionamento dell'alienazione inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, la cosiddetta proroga. In data 4 gennaio 2022 si è tenuta l'assemblea dei soci della Salernitana che ha deliberato il gradimento ai sensi dell'articolo 2.6 dello statuto della stessa dell'ingresso del promissario acquirente nella compagine societaria. A seguito di tale delibera si sono realizzate tutte le condizioni per procedere alla stipula dell'atto di cessione del capitale sociale della Salernitana 1919 SRL. Con PEC del 9 gennaio 2022, pertanto, è stata data comunicazione di promissario acquirente della possibilità di procedere immediatamente alla stipula dell'atto di cessione, senza dover attendere il termine del 14 febbraio 2022, anche al fine di intervenire prima possibile nella gestione societaria e consentire eventualmente allo stesso l'intervento nel mercato calciatori di gennaio, quindi nelle prossime ore. Sarà tutto fatto. I trustee hanno accelerato in maniera dobbiamo dire determinante la cessione per il presidente. Quindi non si aspettano i 40 giorni, ma proprio per far operare la Salernitana nel mercato. Cosa succederà? Vedremo. Vedremo se il mercato continuerà a farlo Fabiani, vedremo se sarà confermato Fabiani come idea del presidente Iervolino, perché prima di muovere un determinato pacchetto, ci sta pensando 100 volte, se Fabiani sarà affiancato da un altro direttore sportivo, se ci saranno ancora dunque delle posizioni divergenti tra il presidente Iervolino e diciamo, l'attuale dirigenza, se invece il presidente Iervolino si presenta con una dirigenza totalmente rinnovata, questo ancora non è dato sapere. Comunque, il fatto che nelle prossime ore il presidente sarà a Salerno per diciamo, anche ufficializzare la sua presa d'atto e quindi avrà la Salernitana un presidente a tutti gli effetti. Vedremo poi come si proseguirà, vedremo come si andrà avanti, vedremo soprattutto in che modo ci saranno novità o meno. Naturalmente quello che tutti si aspettano è che arrivino giocatori importanti che possano dare alla Salernitana lo slancio per la salvezza che è a portata di mano, come i numeri appunto stanno dicendo e sostenendo. Poi la vittoria di Verona, diciamo la verità, è stata una vittoria molto molto importante, molto interessante e decisiva se non proprio determinante per tutti i fini e gli scopi possibili. Poi si spera che a questo nuovo presidente non gli rompino le palle, scusatemi per l'espressione e per il tono. Speriamo che al primo intoppo non comincino come hanno fatto con Lotito, come hanno fatto con Aliberti, come hanno fatto con Lombardi, come hanno fatto con tutti quanti nella storia. Speriamo che lo lasciano lavorare nel migliore dei modi, affinché possa riportare la Salernitana, diciamo, più in alto.
non farla soffrire sotto l'aspetto sportivo e anche societario e dirigenziale. Speriamo che diciamo quella minima parte della tifoseria si metta l'anima in pace e lasci stare la Salernitana, perché i guai della Salernitana sono soprattutto causa di una piccola fetta di pseudo tifosi che dà fastidio attraverso i social, attraverso striscioni, attraverso contestazioni strane. Quando c'è da contestare si contesti, quando non c'è da contestare non si contesti. Quindi si spera che il nuovo presidente lo faccia lavorare nel migliore dei modi.